Lorenzo, oggi lunedì inizia una nuova settimana in compagnia del coro di? Il coro di San Leonardo di Ortona, una piccola contrada della città di Ortona, un solo dato importantissimo che sta un po' a significare il valore culturale e sociale di questa associazione, è nata nel 1946. Nata nel 1946 perché un gruppo di amici, dopo i dolori e le tristi vicende della guerra, hanno voluto ripartire col sorriso. Proprio in quell'epoca, zona ovviamente colpita dalla Seconda Guerra Mondiale, da tanti bombardamenti, si è voluto ripartire col sorriso, si è voluto ripartire dalla cultura. E complimenti a loro. Tra l'altro, durante la settimana ascolteremo l'intervista di un corista, anche deportato all'epoca, che però è sempre lì sul pezzo dal primo anno, dal primo giorno fino alla fine, ci ha promesso che resterà lì dentro a cantare e a continuare soprattutto a sorridere. E allora non perdiamo altro tempo, andiamoci a gustare il primo approfondimento dedicato al coro di San Leonardo a Ortona. Amiche ed amici di Rete 8, eccoci qui, una nuova settimana, una nuova tappa del tour, qualche chilometro rispetto alla norma, siamo arrivati in contrada San Leonardo, qui ad Ortona, ad incontrare un coro che ha fatto la storia. Un coro che ha fatto la storia dal 1946, tanti anni di attività ininterrotta, pensiamo a dopo la guerra, praticamente questo gruppo di persone che ha voglia di riemergere, di tornare alla vita normale, portandosi alle spalle tanti tristi pensieri e tanti tristi ricordi, perché insomma sappiamo che cos'è una guerra, le stiamo vivendo in questo momento più di una. Ecco, allora un coro che, dove si vede la voglia di rinascita, e dal 1946 fino ad oggi, grazie anche al presidente della FITP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Gilberto Bernardi, che saluto, sono ancora in attività. Li andiamo ad ascoltare, perché non ci rimane che ascoltarli, sì, in questa, in quella sede, una location particolare, una location particolare, poco, piena di targhe, di ricordi, sì, di... vero. E poi ovviamente ascolteremo, oltre al presidente della FITP Abruzzo Gilberto Bernardi, anche i componenti, la maestra, i musicisti, insomma dal 1946, qualche piccola pausa, purtroppo nel mezzo anche quella causa Covid. L'attività non si è mai fermata, non si è mai bloccata, e ascolteremo la bontà. Un applauso a questo gruppo. Sì, assolutamente, perché sempre sul pezzo, diremmo, no, in generale. Quindi entriamo dentro con Mario Giacchetti e Maurizio Miglione alla parte tecnica, che ci faranno appunto vedere, ma soprattutto ascoltare, questo straordinario coro di San Leonardo di Ortona. Andiamo. We'll be right back.
Allora, ringraziamo Paolo Bernabé che ci ha portato qui a Villa San Leonardo ad Ortona e ci accoglie all'interno della sala dell'Associazione Folcloristica San Leonardo della stessa Ortona, Gilberto Bernardi, che è il presidente. Complimenti, 1946, una data storica importante. Ovviamente ci diamo del tu, Gilberto, non sei qui dal 46. Io no, sfortunatamente no. O fortunatamente, insomma, dipende dai punti di vista. Però raccontando quello che mi hanno detto gli anziani, quindi... Ti sei preso un bel testimone. Ma sicuramente, ma sono contento di portarlo avanti, molto volentieri, perché il testimone praticamente me l'hanno date tre persone anziane, diciamo, i veterani del gruppo, che nel 1946, dopo la guerra, si sono rimboccate le maniche e hanno creato questa favolosa, diciamo, corale. Anche perché, se vedi le foto, nel 1946 ci stavano più di 120 persone al coro. Mamma mia, quasi tutto il paese. Naturalmente era più popoloso anche il quartiere, la contrada, immagino, sì, no? Sì, su per giù era più popolosa, ma ci stava la voglia di ripartire, di ricominciare a vivere, quindi questo era l'unico sfogo per diciamo, di gioia, per fare qualcosa. E la corale... Come presidente, però, tu hai ereditato, diciamo così, il titolo da presidente o c'è stata una votazione democratica per eleggerti il numero uno dell'associazione? Sì, sì, c'è stata sempre una votazione, diciamo, a livello tra i soci, sì. Però voglio ripartire dall'inizio, praticamente nel 1986 ci sta pure un nostro amico qua, lui Tiziano Marzetti, che è stato uno dei fondatori insieme anche al sindaco di Ortona attuale, che abbiamo fatto ripartire l'associazione. Ed è ripartito così, diciamo, con una rappresentazione del Sant'Antonio. Perché oltre al coro nostro bisogna dire che la rappresentazione del Sant'Antonio di San Leonardo è uno dei più belli che si fanno in Abruzzo. Non lo abbiamo detto noi, ce l'hanno detto dove siamo stati, quindi da Cermignano a Tocco Casauria a adesso, tutti i festival. Adesso la mia curiosità è questa, ma avete onorato Sant'Antonio e San Leonardo, come lo onorate, insomma? Perché allora, poi c'è una sorta di derby, spero, no? Nel senso, è un derby, sei arrabbiato San Leonardo? No, è un derby sempre che finisce in parità. Ah, finisce in parità, sì, questo è importante. Perché il Sant'Antonio ormai per noi è una tradizione fissa. Abruzzese, sì, in tutto e per tutto. Anima e quanto, tutto, e quanto vino scorre? Ma insomma, non tanto. Anche perché qui, insomma, siamo in una zona importante. Ci sono a livello... alcuni che ne approfittano di più, alcuni che recuperano quelli che tirano il freno a mano. Aiuta, sì, a cantare, questo è poco, ma, sì, sì, ma sicuro. Sicuramente.
Ascoltami, ovviamente il presidente non deve pensare solo alla parte artistica, culturale, ma deve giostrarsi un po' nelle carte, nella burocrazia, nell'organizzazione di tante tappe all'estero che voi avete fatto, quindi insomma non sei mai tranquillo, lo possiamo dire, anche perché adesso a livello amministrativo per le associazioni è un po' complicato andare avanti, o sbaglio? Allora, su questo lato qua sono fortunato perché ho creato, diciamo, un gruppo di lavoro che mi aiutano tantissimo, oltre al gruppo, diciamo, direttore musicale, sì, che abbiamo detto, c'ho una signora, la commercialista Maria Assunta Marra, che fa proprio di professione la commercialista, quindi allora stiamo siete con le spalle coperte. D'altronde un'associazione per andare avanti come stanno le cose adesso bisogna avere tutto di tutto e di più e sapere di tutto a puntino, tutto a puntino. Mi hai accennato del sindaco attuale, ma ecco, il presidente deve anche andare a bussare a determinate porte, poi alcune si aprono, alcune rimangono chiuse, ma no. Ai sindaci della zona o agli assessori, agli amministratori in genere della zona chiedo, ma voi insomma mettete il fieno in cascina per aiutare queste associazioni, avete avuto mai problemi? Perché noi serviamo anche a questo, insomma apriamo delle porte che tendono a restare chiuse, ecco. Allora, attualmente non ci sono problemi, negli ultimi anni abbiamo organizzato sempre le rassegne internazionali e sia a livello comunale ci hanno sempre aiutato, quindi sia il sindaco nostro oppure le amministrazioni ci hanno aiutato, sia a livello economico sia a livello logistico, quindi per adesso non abbiamo problemi. Vediamo in futuro che succederà, tanto ogni tanto si vota a questo paese, quindi si vedrà. È male che però va, si cambia. Si cambia, in bene sì. Assolutamente, no, vabbè, assolutamente. Pure a livello regionale siamo stati aiutati con l'assessore alla cultura, non ci sono, per adesso stiamo andando bene, anche perché quest'anno abbiamo degli impegni molto importanti, dobbiamo andare in Croazia a un festival internazionale, dopo a Ischia, cioè abbiamo già diversi, diciamo, impegni da rispettare e da portare avanti. Ah, oltre a quelli di... No, dicevo, vedo tante medagliette, queste ovviamente simboleggiano le varie manifestazioni dove siete stati. Ti chiedo, non a bassa voce, però cambiamo un po' tono, 1946, quante coppie o quanti amori sono nati all'interno del coro? Ti scappa allora, il sorriso. Nel 46 non te lo so dire, però ma dall'86... io penso che sono nati diversi nel 46, perché dopo la popolazione è aumentata, quindi puoi capire. Vuol dire che mentre si cantava, lasciamo stare, puntini, si cantava e si faceva altro, giustamente direi, poi se non c'erano impegni, quindi va benissimo. La televisione non c'era ancora, quindi... Si perdeva tempo in un altro modo. No, si perdeva a fare le prove, no? Era l'unica... Vabbè, tu le chiami così, Sempre prove sono. Bisogna fare le prove prima, no? Assolutamente, se no poi non viene bene il pezzo. Certo. Diciamo così. Grazie al presidente, davvero, che non sta cantando, credo non canterà perché lo vediamo dietro le quinte, chiamiamole così, ma ovviamente supporta e sopporta il gruppo in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue vicende. Noi fatemi ringraziare Mario Giacchetta e Maurizio Milione che tecnicamente seguono questa settimana corale qui a San Leonardo, contrada di Ortona. Noi torniamo in sala, anche se poi è la sede locale appunto di questa associazione meravigliosa, archi straordinari, che poi Mario Giacchetta vi farà vedere, ma noi continuiamo a cantare, loro continuano a cantare, noi li ascoltiamo e di riflesso rimandiamo la loro bontà artistica nelle vostre case tramite di pomeriggio, quindi buttate il telecomando, lo raccoglierete tra qualche ora, però rimanete con noi perché davvero è un bel vedere, ma soprattutto è un bel sentire. Ci vediamo dopo. Attenzione alla quadriglia.
Attenzione cavalieri, chi non è proprio dame. Attenzione camera, via. Attenzione! Preparatevi per il tunnel! Tornate alla promenade! Attenzione alla quadriglia, le dame scendono! Attenzione, cavaliere, lo incontrerò! Formate una sola ruota! Attenzione, le coppie di fronte! Via, entra e scende! Attenzione alla quadriglia, alla promenade! Attenzione! Saluto al pubblico!